Fabrizio Zaramella, tabaccheria bar di via Tomaseo. Questi sono i segni evidenti dell'effrazione. Qui ci hanno lavorato moltissimo, ruba galline, perché questo è un vetro blindato, di là della blindatura c'è tutta una serie di rastrelliere che sarebbe impossibile una volta battuto il vetro entrare, quindi di conseguenza persone che non hanno né arte né parte. Hanno lavorato, come dicevo, moltissimo, perché qui abbiamo trovato un bidone delle immondizie che è circa 100 metri di qua. Sono saliti, una volta che hanno visto che non riuscivano qua, hanno provato là. E vedete i segni, qui ci hanno lavorato molto. Purtroppo sono andati nel bar di là, non contenti, sono andati al bar e sono riusciti a entrare. Quello che fa specie, che fa strano, è che di là è intervenuta la polizia. Non si è accorta, non ha fatto, chi è intervenuto non si è curato di verificare intorno al perimetro dove c'è stato il crimine se c'erano altre infrazioni. Quindi qui a mezzanotte 55 sono stato svegliato dai carabinieri, quindi altro nucleo, altro intervento, quindi nessuno coordinamento, e qui è veramente un problema che non ci siano coordinamento di forze di fronte a un'emergenza del genere. E quindi io sono venuto a sapere perché la guardia giurata girando ha chiamato i carabinieri dopo alcune ore che c'era già avvenuta l'effrazione nel bar del vicino. Quindi io non voglio fare sciacallaggio politico o altro, però mancano le basi, mancano le capacità per un coordinamento, perché bisogna coordinare queste forze che sono messe in campo, che tanto si parla di coordinamento, ma non c'è. Non c'è questo coordinamento, e noi non siamo più arrabbiati, ma siamo rassegnati di questa situazione.